poi dicono che l'inquinamento è in Europa da anni. Sì, loro hanno la fortuna di avere il mare, di avere il vento. Ci mettiamo nella parte esterna della città chiamata in dialetto Achida Marina, archi del mare, chiamata così perché tutto il territorio che stiamo percorrendo era ricoperto dal mare fino al 1669, anno di un'eruzione che giunse nella Catania Sud ricoprendo. We are now crossing the outside area of the city called dialect Achida Marina, arches of the season. So named because all the territory that we are crossing right now was actually covered by the sea until 1669, when a rupture arrived in this area of Catania to cover it. Wir fahren weiter im Außenbereich der Stadt, im Dialekt genannt Achida Marina, Boden des Meeres, so genannt, weil das ganze Gebiet, das wir durchfahren, vom Meer bedeckt war, bis 1669, wo eine Eruption in Catania ankam und sie abdeckte. Piazza dei Martiri, dove sulla sinistra c'è una colonna romana a cui verte la statua di Sant'Agata, la patrona della città, fatta martire all'età di 14 anni dalla proconsole romana Quinziano, che voleva fare la sua nonostante la giovane. Tra i vari martiri, forse pure non meglio, con delle tematiche. We are now reaching Martyr Square, where on the left there is a Roman palace surmounted by the Statue of Saint Agatha, the patron saint of the city, named for Martyr at the age of 14 by the Roman proconsul Quinciano, who wanted to marry her despite her young age. Among the various tortures, she had a breath ripped with pieces. Wir erreichen Piazza dei Martiri, an der linken Seite eine römische Säule, wo auf dem Gipfel die Statue von Sant'Agata befindet. Schutzpatron der Stadt, eine Märtyrin im Alter von 14 Jahren von dem Prokonsul Roman Quinciano, der hier machen wollte, trotz seiner jungen Alter zwischen den verschiedenen Folterungen riss er die Brüste mit Zangen. Stiamo percorrendo la Via Vittorio Emanuele, una delle più antiche e storiche strade della città, la traversa dal mare verso ovest. We are going on Vittorio Emanuele Street, one of the oldest and most historic streets of the city, which the garden in the sea goes towards the start of the city. Wir fahren entlang der Via Vittorio Emanuele, einer der ältesten und geschichtsträchtigsten Straßen der Stadt, Kreuze aus dem Meer im Westen.
sinistra è il carcere borbonico. Nel tempo è stato ospedale, poi scuola pubblica ed oggi caserma della Polizia di Stato. To your left you can see the Bourbonnais. During the years it was used as an hospital, a public school, and today it hosts the police station. Auf der linken Seite der Bourbonengefängnis. In der Zeit war es ein Krankenhaus, dann öffentliche Schule und heute Kaserne der Polizei. Ed eccoci su via Antonini di San Giuliano, anch'essa strada storica della città. Sul finire della via la famosa salita di San Giuliano, molto cara ai catanesi, specie nel periodo delle feste agatine, quando in onore di Sant'Agata, patrona della città, i devoti vestiti con un sacco bianco tirano il feretro fin sulla cima di corsa. La festa comincia il giorno 3 febbraio e si conclude il 6. And here we are in Antonini di San Giuliano Street. Another historical street of the city. Towards the end of the street, there is the very famous farm of San Giuliano, very dear to me.